In questa slide riporto una sintesi delle risultanze del test effettuato su tutte le prime a gennaio, in circa 20 minuti, a conclusione delle attività sul concetto di quantità e di variabile che abbiamo effettuato nel primo trimestre. Quelle che vedete sono le percentuali di risposte esatte e medie del gruppo di controllo. Costituito da 34 studenti delle sezioni A e B e del gruppo sperimentale B, eccolo, il gruppo sperimentale con 93 studenti, 83 studenti delle rimanenti sezioni. La riga delta sotto indica le differenze. La differenza significativamente a favore del secondo gruppo su tre quesiti soltanto, ma significativamente a sfavore su ben altri cinque quesiti. Va detto che i primi due quesiti erano sperimentali sulla distinzione tra il numero puro, quindi significa tutta la prima metà del test, tutti quelli dell'1 e i 5 del 2, erano sperimentali riguardando la distinzione tra il numero puro, diciamo, e il numero che rappresenta delle quantità e intenzionalmente non rispecchiavano gli obiettivi delle attività svolte. Quindi per tentare una valutazione più fine ho selezionato alcuni item maggiormente aderenti alle attività svolte col gruppo sperimentale. Li vediamo elencati in questa tabella, cioè il 3 e il 4, solo il primo e l'ultimo della E, solo uno del quesito 2, e poi il 5, il 6, il 7, eccetera, eccetera. E questi sono separati in due gruppi in base al tipo di conversioni che gli studenti dovevano fare tra forme diverse di rappresentazione, tra quella simbolica, verbale e iconica, quindi come quello che abbiamo visto nella slide precedente, per intenderci, dove c'erano sia simboli che testo da leggere e sia icone. In quel caso veramente di icone ce n'erano poche, c'era soltanto una scatola, va bene. Quindi diciamo che era più simbolico verbale. E quello invece solo verbale iconico dei quesiti 3 e 4. Perché appunto le attività, li ho distinti perché le attività svolte nel trimestre includevano invece in tutti i casi qualche variabile mediata da simboli letterali che invece non c'erano appunto nei quesiti 3 e 4. I quesiti scelti quindi li ho trasformati in punteggi con diversi pesi. Il numero 7, il più rappresentativo di tutte le attività, vale da solo 4 punti. Poi vedremo qualcosa nelle slide successive di quel quesito. Ossia un terzo in pratica del punteggio massimo totale di 12 punti. Il segno meno nel quesito 1 e B, come ho indicato qui, indica che si toglieva solo un punto a chi forniva la risposta B, secondo cui l'espressione, quello che abbiamo visto prima, l'espressione 2B indicherebbe due biglie. Ossia la negazione di tutto quanto abbiamo cercato di costruire nelle attività sperimentali. E la tabella, quindi questa sottocolorata, riporta nella colonna a destra la somma, il punteggio complessivo dei quesiti sensibili per il gruppo di controllo, che è la riga gialla, la parte gialla, e per il gruppo sperimentale CG, la parte verdina, e per il campione intero che è la parte violetta, blu. Quindi i numeri in piccolo che stanno sotto sono le deviazioni standard all'interno dei gruppi e dei punteggi, chiaramente, essendo tali variazioni ben più elevate delle differenze tra i punteggi complessivi di un gruppo rispetto alla media e l'altro rispetto alla media o anche tra i gruppi stessi, si deduce che queste differenze non sono significative, le differenze tra i gruppi.
E lo stesso vale tanto più anche per i punteggi dei due quesiti senza variabili letterali nella colonna VI. Perciò, visto questo, insomma, ho fatto in modo di mettere, visto che non c'erano ancora differenze significative, anzi, se c'erano delle differenze si sono attenuate con questa, andando a prendere solo i quesiti sensibili, ho fatto in modo di mettere in relazione questi punteggi assoluti, diciamo, con i risultati del test iniziale fatto a settembre, prendendo soltanto la parte di quel test che riguardava il concetto di variabile quantità. Quindi per entrambi i test, quello iniziale e quello di gennaio, ho suddiviso la graduatoria in 10 decili. Ogni studente poi ho visto se saltava da un decile di quanti decili saltava. Chiaramente tra settembre e gennaio i salti di decile potevano essere teoricamente verso l'alto o anche verso il basso, positivi o negativi. Questa è una tabella che raccoglie, diciamo, sintetizza le cose, specialmente dovremmo guardare solo la parte bassa, diciamo, che non va a distinguere tra le varie classi, e ci mostra nella seconda colonna la somma algebrica dei salti di decile di ogni classe, nella seconda colonna, qui dove c'è il delta decili. E per ogni gruppo, classe e per tutto il campione che ha svolto, qui dove c'è all, quindi mediamente abbiamo un positivo 8, mentre per il gruppo di controllo abbiamo un meno 11 e per il gruppo sperimentale un più 20. Ora, questi dati chiaramente sono influenzati dai diversi numeri di studenti che hanno effettuato entrambi i test. Allora, però il fatto che alcuni siano positivi e gli altri negativi comunque è significativo. Quindi nella terza colonna invece questi dati appunto sono stati normalizzati per il numero medio di studenti per classe, quindi queste come se fossero tutti riportati a una classe media composta da 16 studenti, che la media tra tutte le classi 15, 17, 18 viene esattamente di 16 studenti che hanno fatto entrambi i test, e quindi dai dati normalizzati, ecco, questi sono proprio questi che dobbiamo vedere. Quindi dall'ultima riga. Il gruppo sperimentale quindi ha avuto un miglioramento medio di quasi 4 decili, mentre il gruppo di controllo non sostenuto dall'attività di progetto è sceso di 5 decili e mezzo. Però questo è in parte, almeno in parte, frutto di un artefatto statistico, perché come si vede i dati più positivi corrispondono a classi, in particolare questo più 18 che corrisponde proprio alla classe che a settembre aveva fatto peggio, 2,4, quindi differenze abbastanza significative tra 2,4 e i 4 e 3 della prima B, insomma c'è una bella differenza. Nel test di inizio anno, sempre parliamo della sezione B del test. E quindi, poiché a settembre i punteggi bassi erano molto bassi, cioè c'erano anche degli 0, di 0 un punto su 10, ecco, avevamo anche punteggi così, adesso non ricordo se la media era di 3 o poco più di 3. Comunque è chiaro che chi aveva i punteggi più bassi, i dati più positivi corrispondono, quindi se i punteggi a settembre erano bassissimi, è evidente che dove c'erano più studenti del primo decile, cioè quello che va da 0 al primo decile, non si poteva che incrementare il posizionamento, cioè quelli non potevano andare sotto 0. Quindi prevedo appena possibile di splittare queste graduatorie per tre fasce di punteggi del test iniziale, in modo da poter vedere separatamente ciò che è accaduto per ogni fascia, dei livelli più bassi, del livello medio e del livello alto.
Bene, dopo questa doverosa rendicontazione, nella prossima parte prendo in considerazione un argomento che secondo me merita di essere meglio sviluppato e compreso, ossia le relazioni di corrispondenza e di equivalenza. Bene, vediamo dunque questi due tipi di relazione in questa sesta slide. Allora, le relazioni di equivalenza erroneamente costruite all'inverso come questa SIS uguale P per dire che il numero degli studenti è 6 volte quello dei professori hanno come concausa il fatto che, chiaramente è sbagliata, ecco, concausa il fatto che la situazione immaginata, quella di un professore che sta dietro la cattedra e 6 studenti che stanno di fronte a lui, quindi una relazione di corrispondenza, viene direttamente tradotta in un'equazione che appunto è sbagliata. La relazione di corrispondenza però è corretta, ma è una fotografia, non completa la messa in relazione del numero di professori, che è uno qui in questa fotografia, e quella degli studenti. Allora, che cosa fare? Uno potrebbe dire, va bene, non, cerchiamo di negare le relazioni di corrispondenza. No, le relazioni di corrispondenza potrebbero essere invece rivalutate, anziché represse, proprio perché potrebbe essere questo l'unico modo per cogliere la differenza rispetto alla relazione matematica invece. Quindi una specie di trucco per incrementare la consapevolezza delle peculiarità, delle differenze tra le due tipi di modi di rappresentare. Chiaramente quello matematico è quello più complesso e non è quello che gli studenti fanno spontaneamente per prima cosa. Quindi entriamo in dettaglio con un caso più difficile. Qui vediamo che la domanda a cui i ragazzi devono rispondere è quella sopra. Questo fa parte delle attività che stiamo facendo attualmente in questo periodo. In un bar ogni giorno sono venduti mediamente 4 pasticcini ogni 6 caffè. I caffè venduti sono pertanto, ci sono più risposte che sono 3 tra queste 6 a cui rispondere. Quindi, perché questa sarebbe più difficile? Perché la relazione non è data direttamente come prima, 6 studenti ogni professore. Questa volta sono 2 i numeri, quindi è un po' più difficile. Chiaramente uno può fare la corrispondenza, ma è diventato più complicato proprio tradurla in relazione matematica. Allora, quindi i due numeri sono 6 caffè ogni 4 pasticcini. Se io non traduco il simbolico in verbale, nulla ha senso. Però in questo caso, se io traduco i 4 pasticcini, il verbale, in 4P simbolico, lo codifico pure, diciamo, più che tradurlo, in 4P io non sto risolvendo il problema. Lo sto consolidando più o meno come prima che ho tradotto 6 studenti con 6S. Perché? Perché fisso le due quantità, fisso 4 i pasticcini, fisso 6 caffè nella rappresentazione fotografica appunto della corrispondenza, dove P e C purtroppo non sono pasticcini e caffè, non sono numeri, non sono quantità, ma sono cose. Quindi a questa relazione di corrispondenza, appunto fotografia, 4 pasticcini corrispondono a 6 caffè, si traduce direttamente in una relazione, o sicuramente più facilmente in una relazione matematica sbagliata, che appunto è sbagliata, eccola qua. Anche nel caso di Anna e Beatrice qui, questo si tratta di il quesito 7 di cui ho parlato poco fa del test fatto a gennaio, è stato modificato leggermente per lo scopo di questa presentazione e anche in questo caso se B denota l'oggetto bicchiere popcorn, abbiamo aggiunto questa B,
e quindi un oggetto appunto, e le lettere maiuscole A e B denotano invece le iniziali delle persone che possiedono quel popcorn. Non posso costruire una relazione quantitativa di equivalenza per corrispondenza diretta, come prima. Vedo chiaramente l'immagine mentale in cui un bicchiere di popcorn è dato ad Anna e due bicchieri di popcorn sono dati a Beatrice, ma questa immagine non è direttamente convertibile in equazione associando ad Anna il valore 1b e a Beatrice il valore 2b. E quindi abbiamo queste due relazioni entrambe errate, perché sono in realtà relazioni di corrispondenza di oggetti. E la relazione corretta si ha interpretando che A e B maiuscole sono le quantità possedute rispettivamente da Anna e da Beatrice, e che non sono uguali, ma lo diventano uguali quando uno raddoppia la quantità di A, e quindi raddoppiando la quantità di A la facciamo diventare uguale alla quantità di Beatrice. E avere la consapevolezza che A e B sono delle quantità non basta però per avere la certezza che si codifichi correttamente. Uno studente che pure ha detto a se stesso che A è la quantità di popcorn di Anna e B, cioè un bicchiere, e B è la quantità di popcorn di Beatrice, cioè due bicchieri, se deve matematizzare questa proposizione, la quantità B di Bea è il doppio della quantità A di Anna, ha ancora due possibilità nel tradurre questa volta dal verbale invece che dall'immagine di corrispondenza. Perché? Perché potrebbe, nel primo caso, quello sbagliato, 2b uguale a, potrebbe associare verbalmente la parola il doppio alla lettera che rappresenta la quantità doppia. Quindi il doppio, Bea è il doppio. Mi fermo lì e quindi metto un 2 davanti alla B. Nel secondo caso, invece, avrebbe convertito dal verbale il doppio di A in algebrico 2A. E quindi questa è sbagliata e quest'altra invece è giusta. Però quanto vi sia di consapevolezza che 2A è la moltiplicazione tra un fattore 2 e una quantità A, è tutto da vedere. Anche quando sceglie la relazione giusta, chi lo fa non necessariamente l'ha costruita, potrebbe avere semplicemente acquisito un'abitudine corretta a tradurre il doppio di qualcosa con due qualcosa. Dato che questa si tratta di una relazione moltiplicativa molto semplice, e questo senza essere pienamente consapevole che A sia una quantità. Altrimenti non potremmo spiegare il fatto che gli stessi studenti, nello stesso test, in quesiti analoghi o addirittura praticamente identici, rispondono qualche volta correttamente e qualche volta erroneamente. Quindi, per quanto riguarda la relazione invece, questa non è nella parola il doppio, okay? Ma deve includere appunto quel di, il doppio della, ok? Il doppio di o il doppio della. Questo ci porta quindi a un secondo punto su cui solitamente non si fa chiarezza, ma bisognerebbe farla. C'è differenza tra ripetere le cose e moltiplicare quantità? Certo che sì. Mi viene difficile dire il doppio di Anna, come se fosse un clone di Anna o un sosia di Anna, e così. Però spesso, se qualcuno sbaglia la matematizzazione, sbaglia anche l'espressione dell'italiano allo stesso modo. Quindi è importante. Se invece io dico il doppio della quantità che ha Anna, allora è implicito che sto pensando, almeno implicito, che sto pensando al prodotto 2 per, sto moltiplicando 2 per quella quantità. E alla luce di ciò veniamo alla relazione complessa tra pasticcini e caffè.
Anzi, ritorniamo a quella cosa. Se io ripeto un caffè 4 volte, la quantità è rappresentata da quel 4, un dato assoluto, ed essa rimane 4 anche dopo che ho etichettato il 4 con il simbolo C dei caffè. Non c'è una moltiplicazione. Nelle relazioni matematiche, invece, come quella algebricamente corretta 6P uguale 4C, oppure quella espressa verbalmente, cioè una volta e mezza, cioè C è una volta e mezza, C la quantità di caffè, è una volta e mezza P, cioè la quantità di pasticcini. È chiaro che quella P non è la cosa pasticcini, ma è una quantità. Allora 6 per P è una volta e anche una volta e mezzo P non sono ripetizioni di oggetti, ma moltiplicazioni che danno luogo a due quantità diverse. Diverse da 6, 6P, e diverse da P, perché anche P è uno dei due fattori del prodotto, una quantità a sua volta. Di conseguenza emerge un terzo punto. Che cosa sono i numeri 4, 6, 1, 5, 2 che abbiamo visto in tutti questi, in questa slide, in questi casi? Cambiano anche essi di significato? Certo che sì, in 4P il 4 è un aggettivo numerale, 4P che è quella sbagliata perché noi non dobbiamo prendere 4 pasticcini, dobbiamo moltiplicare il numero di pasticcini per 6. Quindi 4PS è certamente quel 4 un aggettivo numerale, un ripetitore di cose e un indicatore assoluto di quantità, non relazionale quindi. Invece in 6P il 6 è un fattore moltiplicativo. Quindi quando dico una volta e mezza P, quel una volta e mezza è un fattore di scala. È un numero razionale, che uso che è moltiplicato per P, per la quantità P, incrementerà la quantità P. Nel caso dei bicchieri, diciamo un'annotazione al margine, nel caso dei bicchieri di Anna e Beatrice la situazione è diversa, la B del bicchiere, la B minuscola che sta nel bicchiere, può essere considerata una singola quantità che moltiplica i razionali 1 e 2 per dare luogo rispettivamente alle quantità di popcorn A maiuscola di Anna e alla quantità di popcorn B maiuscola di Beatrice. Quindi questo mucchio comune B che facilita il riconoscimento della relazione matematica non è presente, non c'è nel caso dei caffè e dei pasticcini. Se quindi io non utilizzo il mucchio comune B, però che succede? La corrispondenza che è messa direttamente in equazione 1A uguale 2B, cioè questa qua, 1A uguale 2B con le maiuscole, è del tutto analoga almeno per tipologia, anche se non per difficoltà, è del tutto analoga alla relazione questa 4P uguale 6C. Quindi arriviamo a una conclusione parziale, forse anche un po' banale, che riguarda almeno la decodifica dal registro algebrico a quello verbale, che proprio per questo, essendo verbalizzabile, è traducibile in significati attinenti al contenuto di realtà che è stato matematizzato, quando facciamo scienze. Questa è la conclusione. Se scrivo o leggo un'equazione lineare algebrica, so che devo moltiplicare quantità, non ripetere cose, non ripetere cose, simboli, valori, oggetti astratti oppure. Dico banale perché? Perché è qualcosa che dovrebbe essere scontato, lo si dà per scontato fin troppo, perché abbiamo visto che anche battendoci nella sperimentazione su questo tema, su questa correggendo gli alunni, eccetera, queste abitudini scorrette stentano ad essere sostituite con quelle corrette. Vediamo altri due esempi istruttivi, sempre presi dall'attività 1.2, di cui ora vi dico il titolo, era esercizi di allenamento sui rapporti da svolgere senza calcolatrice al di fuori delle attività sperimentali, cioè al di fuori delle ore di progetto.
diciamo, nelle lezioni normali. Qui vediamo 2 di 10 frasi in cui si doveva inserire nei puntini, la 4 e la 5, nei puntini una lettera corrispondente ad una relazione espressa verbalmente, scelta da un elenco tra 10 che completasse la frase co correttamente. La prima, la numero 4, la metto per riepilogare le distinzioni già viste tra relazione di corrispondenza e relazione matematica, tra ripetizione di oggetti e moltiplicazione di quantità, vista nella precedente slide, la numero 6. Qui sui puntini quindi sostituisco la frase corretta, la quarta parte, che corrispondeva in realtà alla lettera A che i ragazzi dovevano scegliere da un elenco, siccome correttamente è stato scelto da una coppia di studenti di cui parlo in questa slide. Ma andiamo all'item numero 5, quello della croma. Ecco la risposta dei due ragazzi di cui vi parlavo. Questa stessa coppia, quindi, è la stessa che nell'esercizio precedente, l'1.1, aveva quello dei caffè e dei pasticcini, aveva scelto i 4 sesti dei pasticcini, quindi scrivendo vicino alla risposta l'equazione 4P uguale 6C. Dall'elaborazione algebrica della quale, scritta sul foglietto, avevano ricavato la risposta errata i 4 sesti dei pasticcini, che era anche l'unica che avevano messo. Anche qui scrivono croma uguale 4 biscrome, cioè C uguale 4B, dove quel 4 sembra essere un aggettivo numerale, un ripetitore di cose. Poi effettuano la divisione per 2, qui vedete che il C diventa C mezzi, un mezzo che si vede poco, il 4B diventa 2B, che credevo quindi errata, sia questa che questa, e perciò avevo messo e quindi pensavo anche che la lettera B da loro scelta fosse errata, per questo avevo messo il cerchio rosso. E poi ho corretto con ok qui. Perché ho corretto? Ho corretto perché in realtà la risposta era corretta. Perché? Perché C e B sono anche quantità. Sono anche quantità eppure variabili addirittura di durata, cioè di tempo. Una croma è una durata di tempo, non è un segno. Una biscroma è un quarto di quella durata, non è un simbolo. Faccio notare che nel quesito non c'erano simboli né musicali né letterali e che le iniziali C e B qui sono state inventate dai ragazzi per permettere loro di attivare dei processi algebrici, ossia quello che hanno fatto realmente è di bypassare intenzionalmente processi di senso basati sul linguaggio verbale. Il fatto che i due siano tra i pochissimi ad aver tradotto automaticamente da verbalese a matematichese, almeno da quello che si vede sul foglio, ma per fare il matematichese bisogna scriverlo, c'è poco da fare, bisogna ragionare mentalmente, come diceva la Lucangeli sui calcoli a mente. E non è detto che questo quindi sia un punto a favore della loro capacità di fare comprensione sulle cose quando c'è di mezzo il linguaggio matematico. In effetti questa attività 1.2 è progettata per lavorare all'interno, rimanendo dentro al linguaggio naturale e verbale, il verbalese. Quindi considerare in generale i significati in connessione alle cose, non solo alla forma matematica, è evidentemente sempre vantaggioso per la comprensione. Se io considero il significato di C e B come valore o quantità di tempo, posso verbalizzare in vari modi significativi. Una croma equivale a 4 biscrome, oppure il tempo di una croma vale il quadruplo del tempo di una biscroma. Oppure, meglio ancora, il rapporto tra la durata della biscroma e la durata di una croma è di un quarto o 1 a 4, perché le durate possono cambiare spostando il metronomo, ma il loro rapporto no.
A proposito, noto che tutte le messe in equazione delle relazioni viste finora hanno a che fare con i rapporti e con il ragionamento proporzionale. Insomma, nonostante la probabile giustapposizione che i ragazzi hanno fatto tra corrispondenza ed equazione, nonostante che le lettere C e B scritte dai ragazzi sulla striscetta con ogni probabilità significassero cose o note, croma e biscroma, e non le loro durate, la risposta all'equazione originale C uguale 4B dei ragazzi erano valide. Erano valide. Forse è proprio questo lo spartiacque di cui parlavo all'inizio dell'incontro, tra operazioni concrete e formali. Ogni volta che vedo una relazione di corrispondenza, se invece di confrontare tra loro quantità assolute, io le metto in rapporto di proporzionalità diretta o inversa, diventa più facile costruire relazioni tra quantità matematicamente corrette e anche farlo in modo consapevole. Dunque, quello che non funzionava con il cavallo qui sembra funzionare. Ecco qua, perché come mai questa corrispondenza con le note funziona e invece quella anche come equivalenza e invece quella del cavallo no? Qui abbiamo un croma corrisponde a 4 biscromi. La croma vale quanto la stessa quantità di una croma, chiaro, abbiamo spiegato, come tempo. Ecco la spiegazione. Quindi la risposta è semplice, se la corrispondenza è già tra quantità, allora può essere valida pure se letta direttamente come equazione. Cioè lo stesso simbolo può indicare una nota, un oggetto, un segno, ma anche una quantità. E quindi in questo caso questo fa sì che chiaramente la cosa funzioni. Funziona anche se invece di pensare alle quantità noi pensiamo agli oggetti che possiedono quei valori. Quindi se la Z per esempio indicasse non lo zoccolo del cavallo, ma il quarto del valore di un cavallo, indicato con la lettera C, il valore del cavallo, allora l'equazione 1C uguale 4Z, questa che abbiamo messo qui come non corretta, però diventerebbe corretta perché il valore di un cavallo è uguale a 4Z, ossia 4 volte un quarto del valore di un cavallo. Quindi, così come è corretto quest'altra relazione. $1 uguale 4 quarter. Non andrebbe messa la S perché il valore da moltiplicare per 4 è quello di un solo quarter. Così come un piede è uguale a 12 inch, 12 pollici, 12 volte un pollice. Le monete e altri oggetti quindi si confondono facilmente con i rispettivi valori. Quando quindi simili equazioni che esprimenti equivalenze tra unità le mettevamo nei test a settembre, come per esempio quella che ho accennato che un pollice, cioè che un piede equivale a 12 pollici, i ragazzi invertivano di meno, perché in tali casi funzionava anche la corrispondenza direttamente tradotta in equivalenza. Quindi le risposte corrette non indicavano necessariamente che gli studenti dessero il corretto significato di equazione alla relazione di equivalenza e di quantità alle unità di misura, perché pochi, secondo me, danno alle unità di misura un significato di quantità da moltiplicare. Quindi l'unità è un oggetto e non un valore, insomma. Cominciamo allora a usare il singolare per le unità. Dato che si tratta di una unità di quantità, è una, okay? Quindi 100 km del chilometro, 100 km significa 100 volte la quantità di un chilometro e non 100 km al plurale. Ecco perché a volte l'unità di misura viene scambiata con il simbolo della variabile, della grandezza variabile. 100 km su h di ora, quindi significa
100 che moltiplica il valore della velocità dell'unità di velocità chilometro all'ora, chilometro 1, ora 1, uguale questo a 100 volte più veloce della velocità unitaria o intensità di un chilometro all'ora. E quindi questo permette anche il passaggio dal senso delle grandezze estensive dalle quantità al focalizzarsi maggiormente sul concetto di rapporto, cioè sulla grandezza intensiva in sé, la velocità. Ok, passiamo alla prossima. Ok, eccoci qui a questa slide 8 che in parte riassume quello che abbiamo detto poco fa nella 7. La precedente, e in più però cercherò anche di aggiungere un piccolo pezzettino in più. Quindi le relazioni vanno costruite tra le quantità, allora, così come si prospettano le relazioni di corrispondenza, per esempio quelle che conosciamo, i popcorn, i caffè in corrispondenza con i pasticcini. Così si determinano anche le relazioni di equivalenza. A due bicchieri dati a B corrisponde un bicchiere dato ad A, 6 caffè corrispondono 4 pasticcini, ma le equivalenze, le relazioni di equivalenza 2B uguale 1A e SC uguale 4B sono errate. Cosa c'è che non va? Che evidentemente se due quantità omogenee non sono uguali, allora bisogna farle diventare uguali, cioè sembrerebbe che l'equazione vada costruita per fare diventare uguali quantità oppure grandezze omogenee diverse. Per farlo chiaramente dobbiamo anche assegnare all'inizio, fin dall'inizio dobbiamo sapere che i simboli, le lettere A, B, C e P rappresentano delle quantità. Quindi meglio se noi, se la costruzione è aiutata da un'unità Q di quantità e anche un'unità di significato, come la quantità di popcorn Q o il bicchiere stesso che la contiene, facendone le veci. Qui però c'è un punto interrogativo, perché? Perché non tutti sono d'accordo che le relazioni di equivalenza siano da costruire. Si obietta infatti che le relazioni semplici come B uguale 2A, che è corretta, sarebbero immediate, cioè si vede all'istante che Beatrice ha una quantità doppia di popcorn di Anna e che la quantità B quindi è doppia della quantità A. Perciò si scrive senza dover costruire o correggere nulla, B uguale 2A. Questa è l'obiezione, ma la mia controobiezione, anzi io ho due controobiezioni. La prima è che per dare quella risposta immediata gli studenti devono usare i simboli B ed A nel senso di quantità, come già detto. E da qui e solo da qui possono passare più o meno in maniera immediata alla relazione di equivalenza. E questo può avvenire in tre modi essenzialmente, o per scelta consapevole e magari fosse scelta tra due opzioni, oppure per abitudine, allenamento alla risoluzione di problemi con i mucchi, come il bicchiere, e quindi una lunga esperienza pregressa nella scuola di livelli precedenti di scuola, primaria e secondaria di primo grado, con la prealgebra, cioè fatta l'aritmetica contestualmente con l'algebra. Oppure, terza modalità, che in realtà è quella più usata, oppure per induzione dell'insegnante che mostra delle procedure simboliche da riprodurre sostanzialmente, e questo quindi avviene lavorando soltanto nel versante simbolico. Questa terza modalità si basa sull'assunto che sia l'algebra in pratica a fare tutto. L'algebra può funzionare se non si commettono errori nel trattamento
e ammesso che il trattamento stesso da fare sia stato scelto, impostato correttamente in relazione a quel contesto. Ma poi l'algebra non aiuta a ricontestualizzare e valutare il risultato ottenuto. E infatti i ragazzi non lo fanno, possono solo chiedere o chiedersi se il risultato, il numero è giusto o sbagliato. Così come l'algebra non aiuta a creare la consapevolezza o l'abitudine a mettere in relazione le quantità di interesse di un contesto o processo tramite equazioni. In due parole, non aiuta nella messa in equazione. Stiamo parlando dell'interfaccia tra le scienze e la matematica. Messa in equazione, modellizzazione, matematizzazione. E quindi, infatti, ci siamo persi nel test di gennaio un 35% di studenti che ha invertito 2b uguale a, anziché, oppure b uguale a mezzi. Quindi ha fatto anche il passaggio algebrico a partire dall'equazione che era già errata. Ecco. E, diciamo a livello del primo anno della secondaria di secondo grado, quindi noi ci troviamo a dover correggere abitudini di matematizzazione errate, e mentre in matematica e non solo, purtroppo, si persevera nelle stesse abitudini errate, a confermarle, a valorarle. Devi stare attento a fare tutti quanti i passaggi correttamente, a seguire una unica procedura, a seguire un unico modo di leggere quel contesto, quello che ti porta all'applicazione della formula. Quindi non esiste in realtà nessuna alternativa a cercare di costruire consapevolezza, della differenza tra relazione di corrispondenza e di equivalenza. E all'assegnare anche significati corretti ai simboli e ai numeri prima di manipolarli all'interno di qualsiasi registro, non solo algebrico ma anche grafico oppure iconico e così via. E poi c'è la seconda controobiezione che ci introduce un po', ecco, all'unico pezzo che volevo mettere in più in questa slide. La seconda controobiezione è che per relazioni più complesse, come questa tra i 6 caffè e i 4 pasticcini, la messa in equazione è più difficile, quindi non può essere fatta in modo immediato. Nessun singolo fattore moltiplicativo intero può essere usato, o divisore anche, può essere usato per correggere una quantità in modo da poterla eguagliare all'altra. Cioè le devo andare a cambiare tutte e due se uso singoli fattori. E quindi senza parlare poi che qui in questo word problem, nel cercare di rappresentarlo, tradurlo, questa relazione di corrispondenza non è la vera relazione, perché quello che viene dato nel problema per ogni 6 caffè sono venduti 4 pasticcini è solo un campione delle vendite del giorno. La vera relazione di corrispondenza riguarderebbe numeri di vendite più grandi, quindi quelli di tutta la giornata, che non sono visibili, non sono rappresentati. Quindi si deve dare per acquisita in pratica un'idea di proporzionalità tra il campione rappresentato o ricavato dal quesito e la situazione reale. E questo non avviene, non può avvenire consapevolmente senza una mediazione di qualche rapporto tra le quantità C sulla quantità P oppure la quantità P sulla quantità C. Questi sono i rapporti che servono per cominciare a parlare di pensiero, ragionamento proporzionale in questo caso. In effetti il fattore cercato, quindi singolo fattore cercato, divisore, moltiplicatore, è un rapporto tra pasticcini e caffè, che è 4 a 6, oppure anche 2 terzi, che è equivalente, oppure tra caffè e pasticcini, che è uguale a 3 mezzi, oppure a una volta e mezza.
Quindi anche i popcorn di Anna e Beatrice non sono noti. In realtà si conosce solo il loro rapporto di 1 a 2, ma grazie al fatto che è visibile il mucchio, ossia il contenuto del singolo bicchiere, il problema può diventare immediato, pur senza la percezione consapevole del rapporto. E allora, in questo caso, questo non è un bene per i ragazzi. Insomma, in casi simili di cui la stechiometria chimica è piena, e ne parleremo nelle prossime slide, oppure in casi minimamente più complessi che sono all'ordine del giorno nelle nostre programmazioni didattiche, non c'è alternativa nel passare in modo controllato, al passare in modo controllato, dobbiamo per forza fare questo, passare in modo controllato dalla verbalizzazione della relazione di corrispondenza e alla verbalizzazione nel costruire la relazione di equivalenza sotto forma di equazione. E questa costruzione comporta tre passaggi che ho già accennato, diciamo tutti e tre, adesso li metto in forma sintetica, quindi uno shift quantitativo, il primo punto, cioè io devo vedere e attribuire ai numerali, alle lettere, delle quantità che siano dotate di significato specifico. Quindi non puramente letterale, puramente matematico, in relazione agli oggetti, anziché vedere o assegnare simboli ad oggetti. E poi devo individuare dei fattori, quindi assegnare simboli a oggetti è diverso da assegnare numeri, quantità a simboli, è diverso in due sensi, perché non parto dai simboli che metto sugli oggetti, non scrivo L sul lato di un triangolo per dire che quello è un lato. Io parto da una lunghezza di quel lato e a questa quantità la riscrivo se non la conosco o se ho voglia di simboleggiarla, la scrivo con un simbolo. Quindi, la direzione del processo è inversa. Cioè io parto dalla quantità, parto dalla mia preoccupazione geometrica, nel senso di misurare le lunghezze proprio. E quindi il punto 2, devo a questo punto individuare dei fattori oppure dei divisori, devo riconoscere rapporti, quindi devo utilizzare un ragionamento, un pensiero proporzionale. E quindi delle situazioni di relazioni moltiplicative, e sto un po' trascurando diciamo l'aspetto delle relazioni additive, però il grosso del problema per le scienze è questo, che i ragazzi non rapportano, non mettono sotto forma di relazioni moltiplicative la maggior parte dei contesti che servono, che sono utili anche poi a comprendere le scienze. Quindi la ricerca di invarianti che possono essere ottenuti moltiplicando o dividendo, insomma, o trovando relazioni moltiplicative. E il terzo aspetto, la terza tappa che segna, diciamo, questo passaggio dalla relazione di tipo corrispondenza alla relazione di tipo messa in equazione è di ridefinire le relazioni di corrispondenza in termini di quantità e quindi costruire una delle relazioni di equivalenza possibili, o forse anche più di una, tra le quantità sotto forma di equazione. Questo è, diciamo, il terzo passaggio che diventa scontato, diciamo. Si fa proprio perché uno ha fatto i due stadi precedenti. Perché ho detto una delle relazioni di equivalenza? Perché ne possiamo avere più di una, e mentre spesso i ragazzi, appunto, che sono abituati a seguire delle procedure fisse, devono prendere un'equazione, poi devono sapere se devono fare l'equazione inversa, la formula inversa, anzi, mentre dovrebbero essere aiutati, abituati a vedere, rappresentarsi il problema, la situazione dal punto di vista quantitativo in vari modi possibili, equivalenti o no, anche sbagliati, anche facendo degli errori e correggendo questi errori. Quindi, poi è dall'equazione, una volta che uno ha ottenuto l'equazione,
che si possono fare dei trattamenti algebrici, si spera corretti, o anche delle conversioni, per scoprire, questo ha lo scopo di scoprire e mettere in risalto nuovi significati relativi al contesto, cioè non fermarsi al semplice risultato numerico, tra virgolette. Quindi, da quanto abbiamo appena detto, risulta chiaro che il ragionamento proporzionale è essenziale, è implicato nella seconda e nella terza fase. Quindi, ciò significa anche che l'individuazione dei rapporti, quindi c'è una saldatura tra tutte le attività che stiamo facendo. All'inizio dell'anno abbiamo battuto sulle relazioni, cioè sul riconoscimento delle variabili, delle quantità, e adesso stiamo battendo sull'individuare i rapporti, però alla fine, alla radice di tutto questo, c'è la messa in equazione, se vogliamo, e quindi l'essenza della matematizzazione, o almeno la parte più elementare, quella che all'inizio di un percorso di studi noi dobbiamo garantire che i ragazzi siano in grado di attuare, di fare. Come ho accennato poco fa riguardo alla stechiometria, questa consapevolezza della relazione di corrispondenza, della differenza tra la relazione di corrispondenza e quella di equivalenza interessa moltissimo la chimica, e quindi andiamo a vedere nell'ultima fase di questa breve formazione, andiamoci a vedere qualcosa di applicato alla chimica.